Buonasera a tutte e a tutti, io sono Giuliano di Potere al Popolo. Oggi in tutta Italia ci sono tante manifestazioni per la pace, però c'è una questione che dobbiamo porre fin dall'inizio. Non basta dire io sono per la pace e poi andare in Parlamento come ha fatto ieri Enrico Letta del PD e tutti gli altri partiti presenti in Parlamento a dire mandiamo truppe, mandiamo armi, militarizziamo i paesi dell'Europa dell'Est, perché se si vuole la pace si combatte contro la guerra quotidianamente. E in questa fase combattere contro la guerra significa innanzitutto rifiutarsi di fare quello che ha detto il governo Draghi, che ha detto di mandare 1.400 uomini in più ai confini con l'Ucraina e di tenerne in riserva altri 2.000. Già oggi ci sono circa 500 militari italiani impegnati tra la Lettonia e la Romania. Mandarne altri tra la Bulgaria e l'Ungheria non significa lavorare per la pace, ma significa lavorare per la guerra. Così come lavorare per la guerra significa lavorare al fianco della NATO quotidianamente. Sono 30 anni che la NATO cerca di espandersi a est e questo dà la scusa a Putin di aggredire l'Ucraina. Putin è un assassino e un criminale che con le sue bombe sta ammazzando il popolo ucraino, così come i nazisti ucraini per 8 anni hanno ammazzato le popolazioni del Donbass. Quando non ci dobbiamo far prendere, non ci dobbiamo far prendere nel ragionamento binario o con Putin o con la NATO. Noi non siamo con la NATO, ma non significa che siamo con Putin. Noi siamo con le popolazioni del Donbass, con le popolazioni dell'Ucraina e siamo con le popolazioni di tutto il pianeta che in queste stesse ore stanno manifestando, in alcuni casi incorrendo in arresti, nelle violenze da parte dei regimi repressivi nell'Europa dell'Est, così come nell'Europa occidentale e negli Stati Uniti. Sono questi i nostri fratelli e le nostre sorelle, non certo chi muove guerra da 30 anni con le armi dalla NATO e non certo con chi muove carri armati e bombe contro il popolo ucraino. Questa è la posizione, l'unica posizione che è davvero per la pace. Quindi significa dire no alle truppe, no alla NATO e nemmeno no alle sanzioni, eppure no alle sanzioni, perché quello di cui si sta parlando in queste ore non è un attacco a Putin, agli oligarchi, è un attacco che andrà a ricadere sulla popolazione russa, così come 30 anni di regime di sanzioni contro popoli in tutto il mondo non hanno indebolito nessun autocrate, ma hanno messo alla fame popoli di tutto il pianeta. Le sanzioni sono contro i popoli, non contro il governo. Se l'Italia volesse fare qualcosa per davvero, dovrebbe rilanciare sul piano politico e diplomatico. Invece si sente Draghi, Letta e tutti quelli che sono intervenuti in Parlamento recitare le veline di Stoltenberg della NATO, recitare le veline che gli passano da Washington e unirsi al coro bellicista che non produrrà nessuna pace su questo continente. Noi abbiamo bisogno di un rilancio politico che significa imporre alla Russia e all'Ucraina il rispetto degli accordi di Minsk, però sono 8 anni che Kiev non rispetta gli accordi di Minsk, che bombarda le popolazioni russofone, che nega il diritto anche a parlare la lingua russa alle popolazioni russofone all'interno dell'Ucraina. Significa ragionare su un nuovo sistema di sicurezza europeo, che significa in primo luogo fare in modo che l'Ucraina non sia una pedina di scambio, una pedina nel gioco delle grandi potenze, ma che sia territorio neutrale che possa effettivamente avere un proprio sviluppo e un proprio futuro, né con gli Stati Uniti ma nemmeno con chi lo vuole aggredire in questi giorni. E per ultimo, essere contro la guerra significa essere a favore della nostra gente, perché io non so voi, ma io sono personalmente molto preoccupato del clima che si respira in questo paese, perché se uno la mattina va ad aprire i giornali, suonano i tamburi di guerra, tutti i giornali, la stampa, Repubblica, il Corriere della Sera, tutti i più grandi giornali, i telegiornali di questo paese sono già arruolati col caschetto della NATO in testa per fare guerra in Ucraina. Questa è una posizione che noi non possiamo assolutamente ricevere, non è soltanto una questione di giustizia, è una questione che attacca in primo luogo noi, perché oggi quando si dice per l'appunto o stai di qua o stai di là, è un attacco alla nostra possibilità di parlare e di agire politicamente in questo paese. E quando noi siamo nelle piazze per dire no alla guerra, siamo per dire che va superato un sistema che per 30 anni ha prodotto morte, che per 30 anni ha prodotto una militarizzazione dei confini, e ci dovrebbero venire a spiegare
Che senso ha avuto per la pace ammassare le truppe in Lituania, in Lettonia, in Estonia, nei paesi dell'Est Europa, se questo sistema per 30 anni di ammassare truppe ai confini ha prodotto pace o non è causa esso stesso del conflitto che viviamo in queste ore? Ecco, la militarizzazione dei confini non produce pace, produce guerra. Il nostro governo dovrebbe avere il coraggio di smettere i panni e gli elmetti di guerra e di imporre una soluzione politica a questo conflitto. La verità è che lo sappiamo bene, non lo faranno. C'è un'unica condizione per cui lo possono fare: se i nostri popoli, la nostra gente comincia a scendere in piazza, ma non per una parola genericamente per la pace, ma contro il militarismo, contro la NATO, per l'uscita del nostro paese dalla NATO, e io dico non solo per l'uscita, ma per lo scioglimento di un'alleanza bellicista che sono 30 anni che sgancia bombe sui popoli di tutto il mondo e non ha prodotto né stabilità, né pace, né ricchezza per nessuno. Le bombe sganciate hanno massacrato i popoli in Serbia, in Libia, in Afghanistan, ovunque, e se noi accettiamo che la NATO intervenga in Ucraina, la situazione peggiorerà anche lì, morirà altra gente e andremo a peggiorare la situazione. L'unica soluzione sta nella risposta dei popoli. Noi dobbiamo cercare di dare quanto più spazio possibile a chi da un lato e dall'altro si oppone alla guerra con uno spirito antimilitarista e costruire non solo un continente ma un mondo che sia a misura di popoli e non degli unici che stanno approfittando di questa situazione, che si chiamano Lockheed Martin, si chiamano Boeing, si chiamano Almaty, che è l'industria delle armi russa. Sono questi gli unici vincitori del conflitto attuale. Chi ci perde è la povera gente dall'una e dall'altra parte, e noi siamo coinvolti in questa battaglia, per cui non è semplicemente una battaglia a sostegno delle popolazioni del Donbass, dell'Ucraina, ma è una battaglia a sostegno del nostro stesso futuro, perché gli spazi di agibilità in tutti i paesi che sono in guerra si restringono, vengono ancora meno rispetto a quelli che sono oggi, per cui oggi essere contro la guerra è essere a favore della nostra gente e del nostro popolo, perché il prezzo lo paghiamo noi in termini di agibilità politica e anche in termini di prezzi. Perché il caro vita, il caro bollette che cui stiamo assistendo in queste settimane peggiorerà ulteriormente per le avventure belliciste a cui il nostro governo si presta senza dire a, e anzi mostrandosi il servo più fedele di Washington e della NATO. In questo modo affamano non solo le popolazioni che sono direttamente coinvolte dalle bombe, ma la nostra stessa gente. Il nostro no alla guerra deve essere un no netto e non semplicemente per una parola generica di pace, ma per sciogliere alleanze belliciste e militariste che affamano il mondo da decenni. Grazie.